Era quasi un anno che era staccato un filo. E il lampadino della Madonna non si appicciavano più. Ho riparato il guasto. A questi guardassi che la donna Vicenza si calmano poco. Si calma, si calma. Che la mia cognata quando la ricordo non la fornisce più. Ma trattano poco tu a parte rinda, dicelo qualche cosa. Io sono antipatica. Quando mi verrà a me ci arraggi più assai. Se l'ha davvero il mio caro fragello. E perché se ci vanno poca sorgella lo fa male. Uè, ma tu hai capito che mi ci hai messo stimato? Mi ci hai mai scusato? Mi menaggia io in questa casa, menaggia io. E come aspetta a me a sto matrimonio? Buona cifra. Claudina. Servizio. Servizio, posso entrare? Uè, dormo bene, grazie. Grazie, grazie. Madonna! È inutile! È inutile! Dico sempre che mi lascia ricordare! Ma tu riesci sempre a farmi fesso, sempre! Ma con chi la vita? No, non ti preoccupare, non sono riuscito pazzo ancora! Ce l'ho con questo mattone rialzato! Poi si è fissato con me! Come si può fare? Nessuno ci dozze, solo io! Solo io sono abbonato al ballo del mattone! Ad ogni modo io sto parlando poco con donna Vicenzo! E siete capitati in un brutto momento. Ah, ci sono abituati. Momenti belli non li ho conosciuti mai. Marito e moglie si sono litigati tragicamente per futili motivi. Oh. E mo' esso sta là dentro chiusa e non vuole uscire. Tuo marito sta lì in un barriere in bestia e non vuole trasire. Grazie, Padre Eterno, della tua collaborazione. Io ti ringrazio, Padre te, grazie assai. Ma si tratta di renare. Renate, mo, renate. Un piccolo prestitino con interesse, si capisce? Un piccolo salvagente per un uomo che sta per affogare. Comunque, ma a parte l'indice sta radendo. Sta venendo la calma un po'. E anima di mamma interviene, fa calmare donna Vicenza. Anima di mamma, fa la calma. Io fa bene. Ma mi sta a me se ha ragione giù assai. Quanti sono le mie suoi? Ma quando mai ti chiamavo mamma a te? Quando mai? Mi sono sempre rifiutato. Diamolo te, vieni un po' che si può annunciare l'onorevole Passaguai. Io? Per favore, è questione di vita o di morte. I creditori si sono asserragliati in casa e li aspettano. E voi non ci altro. È una parola. Quella vendere mia moglie e i miei figli in ostaggio. Un anno due, arriva nessun da te. Un anno due, arriva nessun da te. Uè, sul da te. Tocca fare che marezza, eh? Ma se trasire te.
Quello, una Vicenza, quando vede guagliuno, si calma. Oh, si calma? E lasciate che i pardoli vengano a me. Guagliù, ladrinde, fate i bravi, mi raccomando. Avanti i marci, un'an due, arrivano le tue da dietro. Un'an due, arrivano le tue da dietro. Che dite? Faccio lo scherzo pure io. Ma scherzo? Ma venga. Arrivano i richiamati! Una, due! Tonio, che dice? Chi se non dopo essere posto all'ufficio suo? Ehi, come no? Hai se cappello se libero ci metto un cappello alla coppa e me la stiva. Ehi, ma è che non taci? Si fanno tanta ambroglia. Io sono qua. Calma, ho già mandato Nunzio in compagnia in vetta e chiamo compagnia. Non vi preoccupate, mo sono venuti io e sta giusto tutte cose. È arrivato chi sta in cielo? Chi sta in cielo? Gennaro sta qua e non mi vede. Sì, ma mi ero preparato che tra sera dicendo a questo. Come che per me sei proposito? E che fai da sì? Ah? No. Ci hai parlato con compagnia? Sì. Stava letto? No. Ma ce l'hai detto che hai stato qua? Sì. E beh, Arit, salutami. Sempre gentile, mi mando sempre i saluti. Ma una volta in cielo che non mi muovo a casa non benissimo, ha da fa pace camice. Oh bella che mi ha detto, sei scarpa nuova e mi fanno male dire. Ripeto, Arit, io a donna Vicenza che scesse qua fuori perché mi ha fatto l'incontro di Vittorio Emanuele e Garibaldi in Tatia. No, aspetta, poi ce l'ha Camillo Penso, fondo di Cavour. Che la rita così, co prima che trasse per parlare a marito aveva una cosa in faccia. A così Arit. E dopo va, aspettiamo che si calma prima un po' e poi parliamo del possiamo. Lui, allo bene. Per favore, un bicchiere d'acqua se si cade a volo. Ma subito va fatto. Presto, per cortesia, presto! Sto parlando con donna Vicenza, eh! Bravo, don Luberto, era stato convincendo! No, stavolta non si può fare capace in nessuna maniera! Tosta! Sì, e i casi ci sono che fa! Non vi preoccupate, ma sono venuti io, basta che parlo e quello subito acconsente! E parlate, per cortesia, che il fatto è grave, gravissimo! Ma quando vi sto pregando, sulla stima che tengo per voi! Ma voi volete che ve lo firmo? No. Scrivetela, io ci metto la firma sotto. Lo firmate? Grazie! Allora ci dico che mi garantite voi con la firma vostra! Ma garantite anche cosa? La Giovanni Renato! A chi ha fatto chi? Roba bene! Avesse avuto qualcosa in fronte, ma voi vedete quel padre eterno, io mi credo che avevo fatto un comparello. E adesso Don Luberto? Dammi la merda! Figlia Renata c'è uno schianto troppo brutto, però. È successo qualcosa a Frato? No, a Don Gennaro. Ah, meno male. Lui ma sta vogliono un po' cavalletto, Va bene che io sono femminista, ma femminista non può dire la paglioglia. La femmina da sta sempre sotto paccare. Sempre sotto paccare. Gennaro! Madonna, vieni. Che succede? Sei con chi? Che dici, Mandis? No, non vuoi mettere a paura. Sì. Guarda l'acqua per Gian Luberto. Dammi la me, che ha già avuto una ruschiante. Dammi la me. Ma Gennaro, ma esso mi ha mangiato salato stamattina? Ma perché, cari, ti ha fatto mangiare salato? Pensavo mangiare salato. Ma tu come ti sei combinato, no? Ma come ti metti le scarpone per io capire il capo? Gennaro, bello mio, io ti fa contento, mi ho messo a biglietto, però fatte le fiere tu lo sai, non ci posso fare niente, ma fanno male. Quando stiamo in partenza mi metto le scarpine. Vabbè, quello sono un po' di capruccio. Ma capita io un matrimonio? No, Antonio, no. No, quella è una mia piccola sorpresa che dopo la dichiaro a tutti quanti. Ma che è successo? Hanno fatto pace?
Niente ancora, ma voi se suo marito vostro qua. Sì, marito, ma chi le chiacchiare, non accorgi mai niente. Io non accorgi mai niente, e poi mi fai salire un sangue in capo. Ratei! Se mi aspetta! No, signora. Varinda, porta l'acqua a Don Roberto e di a Donna Vicenza che scesse qua fuori perché ha dato la pace con il marito. Uè, ma tu non domu? Io me la già in andata a casa. Mi ci ha rimasto scusato. Gianna, ma lei non potesse ma fare niente questo giovinotto. Per codesto? Più tardi a privare un sicchi e collero per nulla. Ha già fatto la cucina? No, signore, non vi preoccupare. È una mia piccola sorpresa che dopo la dichiaro a tutti quanti. Non è occupato. Voi muovono l'uccio. Angela! Carist! Ma dava se ma! Chi? A moglie! Ecco fatto, ce l'ha dritto! E Carist fosse! Ma dava sai piera! Ah, ci va io, ce l'ho io di persone immediatamente, beh, spiccate le ossa! Ma roba! Qui. Che fai tu? Sì. Ma come l'uomo ne va partita in casa di chiedere là? Sì. Ah, non stanno molto. Quei soldi non va a cazzare. No. Vagate a votare dopo un barriel e dice il che donna Vicenza se mi sa chiagliere a cesto. O c'è sta perdona e la va a sembrare. E mi aveva mettere i patti da stamattina. Ecco qua. Fratello, frate, rammano un bicchiere d'acqua. Acqua, io le margellina. Ma non hai capito, ma non tu hai l'indo fare circa l'acqua. Vado, viva là l'acqua. Ma non si potevano appiccicare, che hai tenere le scarpe lecce, no? Ma chi si può vedere, ma cosa dicendo? Ma voi la statoni per tra mente. Poi quando sono venuti tutti e tutti qua fuori e tutti siamo capo e capo a fare le facce. Oi, ma io perché sono femminista? Perché la furbizia delle donne in certe cose risolve sempre. Ma la tardi questo e ne dico che pure marito se penditi la voce scassita. Buongiorno, grazie al Senato, grazie, altresì, 200.000 lire, 200.000 lire, grazie al Senato, grazie. Credo, no, i braccia di paghe presse, io già figlia la campione, accettate pure la firma vostra. Grazie, no, stavolta non mi fai che soi, 100.000 lire. Gianna, Maddalè. Guarda come faccio, Maddalè. E faccio questo qua. No, sì. È Nonuccio. Rammi la me che ha già avuto una duschianda. Ma vorresti qualche malattia? Io così credo. Ma vediamo a chi si sa, perché la pace della famiglia viene prima di tutte cose. Sì. Poi amma a casa e faccio succedere la guerra. Sì. La guerra faccio succedere, la guerra, paura, la guerra. Che te diceva, la femmina passa sempre sotto la macchina. Sempre. Voi lo conduce. Ma è brutto. Stai dove venendo? Stai mi sento tassi nervosamente. Ha incontrato una e faccio che aveva una cambiata a mano, l'ha alzata sotto e l'hanno avuta purtroppo ospitale. Ma Roberto, che si è fatto? Niente, prognosi riservata. Ma va a capire. Meglio, così ci farà gli mettere la pinta sotto la cambiale. E me, ma mamma mi viene vista che lo ricino, ma mi riesce qua fuori. È venuto? No. È venuto? Niente d'accordo, è avuto accompagnato Don Roberto da Stico ospitale. Ah, e come si è fatto Donna Vicenza? Il nostro tuo marito sta qua fuori. Gennaro, vai rindo, e Donna non può che entrare a Siena. E femmine, e femmine. Si mettono sempre a me se poi combinano solo uomini. E così deve intervenire il mascolo per vedere come ha parato la situazione che quando... Permesso, Maronna! Sarà tu, ti pensa? Madonna, ha già avuto sto pallone con la panoccia. Io credo che era successo. E che aveva succedere? Che mi avevano accidere? Mamma mia, mamma. E di cane, e chi mi fava a me quella lente che sono rotta? E chi mi fava? Madonna. E la lente è lunga. Gesù ha scritto un bello permesso con una voce fina fina. Permesso? Ma c'è una cosa pulita, che lo mandano non bandito. Ah, o pallone non mandi, sì, non mandi, sono... Oh, sangue in gamba! Leva danan, se tu così femmina, che non ce fai a pazzo pallone in cinema, scuola, che non ce fai? Oh, c'è una cosa pulita, che è la migliore mia! Ah, la migliore tua! Oh, sangue! Leva danan! E allora da passare la cucinella, hai capito? La cucinella, non pallone! E che ce posso fare? Che è femminista? Ma voi lo sentite, è femminista! Voi guarda che hai la casa di quello che hai preso, quello che hai preso, quello di Santo Bernardo!
l'avete fatto gli anni. Allora chi sta a capo vino in una sacca? Ah, ma c'è miseria! Ui, ma dov'è? Ma dov'è? Chi mi sta mettendo la mano in una sacca? Vieni che caccio! Vieni che caccio, ma dov'è che ha cacciato? Vieni! Non deve essere paura! Fermalo! Ha cacciato un fazzoletto! Madonna, chi devo aiutare le mode nella capo che non è buono? Ritello! Venite a sedere, facci capire! Madonna, non vado a provare, mi ha fatto... Il luogo da Maricenza. Anche le creature ci potevano far fasci. Madonna. Uè, ma non è così. Chi è? Ah. Oh mammo! Oh gumba! Fai se lo pazzia, no, buciardino, buciardino, non ti faccio fare tenere. Ah, si che te non cane sand! Ah, te non cane sand! Tieni a sandocane! Ma che stai dicendo? Oh, cane san pasco! Ehi, oh cane san bicizio! Ma gli altri che vengono fare preso, non fanno uva e non fanno di Santo Bernardo. Niente di meno. E che vi siete messi a fare il veterinario con tutti questi animali? Sì, a conciare vetrina a tempo per tutto. Ma caro compare, queste sono cose che lo fanno io giallo dentro agli occhi, creatura. Onna vice, di nuovo compare, si è arrangiato perché la rotta è lenta. Ah. È lenta un po' dei tacchetti. Tiene, umano una gumma, mamma mia che sami singa, com'è bello, gumma, lo adavi, chi le pensi? Gumma, non vi preoccupate, adesso ci siamo tutti, però prima mi avete fatto sentire una cosa quando avete detto le tartarughe, come non trappano rindare. Aspettate, ma ci siamo ogni cosa. Andiamo, gumba, cacciate queste lente e ripariamo questo rammaggio. No, gumba, non mi voglio essere riparato in lente, lasciate perdere. No, gumba, quando vi prego, cacciate queste lente di tartarughe. Lasciate perdere. Caccia, perché andate? Ma quando vi prego, lasciate stare. No, gumba, ma guardate, quello veramente il lente non si surrutta perché io non metto niente, ma il lancio inizia per fare cose più pesante per far imparare io agli uomini, capito? Ah, buciardone, buciardo, per fare spremenare alle creature. Spremenare? Gumba, ma perché non lo chiudevi in collegio a suo marito mio? Gesù, ho giornato l'acqua. Ah, grazie. E per camicia, se mi svaura la creatura, viva, non è, viva. Secondo me mi stanno facendo uno scherzo. Ah! Mamma! Andiamo bene, vai a casa e mangi tutte, capito? Se no quelle se la prendono con me, dicono che è per via della cioccolata che vi dongo io, capito? Va bene, va a mangiare, va. Usce! Usce! Compala, com'è molto bello, usce! Ma quando sono belle e Cumba, guardate, ma bella, perché fa tutto questo? Però, Cumba, io assaggio, quello sta dentro al gabinetto a leggere il giornale, quello così fa quando non si vuole incontrare con me, avete capito? Io assaggio. Vediamo, sì signor, tu è un ci ha accompagnato a sta creatura a casa e non ha lasciato mamma, mi raccomando. Va a me, va a mangiare, va. A me su culati mi volerate. Guarda, non ce l'ho data, che è stato col famiglia? È stato per colpa della panzella, capito? Sì, la panzella. Ma no, non ci credo, ma non ti preoccupare. Tu appena stai bene con la panzella io... Ti pagherei malata un'altra volta. Ma compare a detto qualche cosa? No, no, riceve un'altra volta se mangia la cioccolata. Uffa, a me ho riso scaldato, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Sì, che la mamma di Sonia ha ragione, capito? Mangi tutto cose. Va, va! Cos'è va, sai? Ah, comma la mia, sette figlie della mamma, sette! Comma,
Ma ora vogliamo parlare poco che lui è Salvatore. Comandà mia, io di che sto parlando? Che ci sta parlando, che sta parlando? Questi ci volevo aprire, comandà mia, un figlio. E invece no, la Madonna non ci ha voluto benedire, ha capito, preghiere, vuto, cannello, lampadina e mai, mai una volta che si fosse scomodata una mamma, mai. E chi la signora Valterina non esce qua fuori? No, mamma, io aspetto. Uè, andiamo per via, esci! Esci, fusillamine! Fusillamine! Non esci, io so. Oh mamma, ma che lo... Oh, veramente non ci sto. Come voi mi fate scendere così da sopra la ventina gratis? No, ma che la Maddalena voleva ricevere con un pari che stava venendo. E mentre veniva... Hai più l'ospitalo. Ma non è per il marito con l'ospitalo. Ma non... Mamma, papà, le donne queste è morto. Sì. È morto Don Luperti. No, Don Luperti è viva. Sì. Ma non è morto Maria. No. Oh, ma sta buono. Stanno con tutti. Stanno con tutti. Adesso basta nuova, la prima. Ma scusate, ma la mamma non doveva andare a fare un servizio? Sì, dobbiamo andare a Portici. Sì. Ah, e dica perché non andate? Insomma, a fare tutta la vela. No, compagno, ci sto un po' di tempo, ci sto un po' di tempo. Sì, c'è tempo. Vedete, quello si tratta di una mia piccola sorpresa che dopo la dichiaro a tutti quanti. Ah, dopo vi dichiarate? Ma assettiamoci un po' che parla, andiamo, assettiamoci. No, un momento, ma che state pazziando, mica mi parla. Oramai fra me e mio marito, come vi devo dire, compa, è subinterrato. Questo adesso l'ho imparato, è una bella parola. È bello, sì. Sì, è subinterrato, ecco, quell'odio. Che adesso solo la Sacra Rota fu desso l'uomo. La Sacra Rota? Voi volete spattare? No, come la Sacra Rota è una macchina. Come una stessa, sto spettando le cose e prendesse i campanà. Ecco, capito? Ma anche il cane. Ma com'è, ma che cane, com'è, quella adesso è entrata pure nella radio d'assise. Gli altri mi dicono centralino, la capo d'arziano. Niente di meno. Come, ma voi la bella di mio marito non la conoscete? La sapete? Che è una bella giovanata, una capa, una piezzicata. Tanta capilla, capilla tutta arricciata, con lo smalto sopra l'ogno, la gonna spaccata come si porta adesso, perché la spaccata si porta avanti, no? Ah, ma allora la sapete? La sagliata. E voi Adriano? Oh, così me la sono fatto io nella mia immaginazione. È una cosa che la faccio io con la mia cerevella, ti capisci? Questa grande disgraziata, state passando, sapete che fa? Non appena il marito esce dalla casa, che... È pure maritato. È maritato? Sai che è maritato? Non sapete voi che è maritato? E appena il marito esce dalla casa? Oh, compà, lo penso sempre io nella mia cerevella. E qua è la mia immaginazione, comunque praticamente che io da qua lo penso, no? La cava si caio e getto là, sono tutte le cose mie che fabbrico qua dentro. Dunque state ma sentite, non appena il marito esce dalla casa, no? Sta disgraziato che fa? Fa il numero e cercano tassi. La signorina del centralino, pronta, ci si annuncia, un tassi per la signora dal dedà, la via dal dedà. Mio marito, seppur sta a 20 km lontano, subito dalla destina, ti capi? Arresto 29, 3 minuti, e la signorina le dà la corsa, ti capi? Quelli dice. Gesù, e come l'avete scoperto tutto questo fatto? No? Che no, ma si sa, una lettera anonima. Ma non tiene proprio niente nella cerevella. No, che lo sta ravagando a rinda, come? Ma voi non costruite con la vostra casa? Ma che cose? Queste sono cose che le penso io nella mia cerevella. E se no, adesso 29 arrestava ancora. Io facevo a diventare a casa ricca le 25. Ma scusa,
fate, eh? Ma voi allora vi facete i fumetti in casa, eh? I fumetti? E di pure romanzo d'appendicite. No, no, vedete, compagno, ormai fra me e mio marito, ve l'ho detto, non c'è più niente da fare. Come vi devo dire, adesso, adesso ecco, anche per una camicia che non c'è tirata, viene la fine del mondo, avete capito? Che non ci volevano figli, avete capito, compagno? E invece niente, la Madonna non ci ha voluto bene di preghiere, luce, candela, lampadina e mai, mai una vodka. Se fosse presentata una mamma. Ecco. E sentite? E sentite il tribuna pulita, poveriti, chi tenisci, chi vinci, chi sei, chi sei? E noi, caro compagno, siamo svedesi, ecco. E questo non mi ha voluto benedire, avete capito? Ma il capriccio, mangi una candela, mangi una lampadina, tanto scura, tanto... Buongiorno, una ricetta. Ah, vostro marito dove sta? Una gemma che non vuole sapere pulito, dove sta? Sentite, una ricetta, di quando devi venire, poi parlo in faccia, eh? Dici da vostro marito, che io ciò leva tutto, ciò leva tutto. Oh, da sì. La ricetta è mia, la vettura è mia, io ciò leva tutto, ciò leva tutto. Allora danci, non capire se va a me. Non so nemmeno il colore con me. Ma ha fatto una settimana un turno di notte e manco per le spese ci siamo usciti. Ma chi sta la notte che fa? Poi è che non vuole sapere pure questa è la notte che va facendo. Ecco. Allora voglio parlare. Il luoglione della stazione di servizio ha trovato un paio di mutandine celeste dentro alla vettura. Dove sei nato? No, ma no. Avrà garruzzato una coppia sporcacciona. Ecco. Ah, con più sporcazione l'audita leggeva la candela. Ma chi è creare sti cose? Si giochi, chi è creare? Come è una tacita, mi la lì? È scoccata di questo. Carlo, non la vedi? Chi ce l'aveva sotto? Ce l'aveva sotto. Ma no. Ma ti capisco? Che ci ho fatto? Che ci ho fatto? Ma non, questa è la cosa chiara, ma questa è... Questo il marito è guardiano notturno. Ah, comma, Madonna Cervasi, non è vedo. No, ma io parlo del marito dell'amante di mio marito, che è la Bruna, che è la Zingarella, che è il chienicino e curato, io che non ti allo chiave, che nella mia fantasia. Alla vice sta venendo Salvatore. No, adesso devo andare dentro. No. Io l'ho visto, ho ingaggiato una corsa con il tassì per arrivare prima io. No, naturalmente perdevo, ma proprio fortuna si è visto un camion e la munnezza innanzi che ha bloccato il traffico. Allora io mi sono luogo e scarpe, ha già fatto a volare. Nè, mamma mia. C'è un fagotto in braccio grosso. Ah, un regalo, certamente un regalo per lui. Sì, ma questa è una bomba orologio. Ma guarda, quando andate la gumma. Ma no, com'è bella! Sembra Maria Stuart. Gumma, venite qua, prendo pazienza, venite. Non fai sembrare per il zullo, gumma, aspettate, l'abito che ti stai dentro, e i massetti qua. Noi non gli dobbiamo dare importanza, sì, per me, non voglio guardare mai un bacio, basta. Non sapete, ma io non sapete, capitavo a Capitano, non stiamo in attenzione, ma 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 non ecco qua, ecco qua, oggi no, siamo venuti a scontare e grare da chi? Come non è che non stiamo ancora in un'altra pazienza? Non va? Che tenite l'occa di te, che ne? Chi è capace di andare in aura con un milione, lo faccio presidente dei manicomi associati, è una creatura, vedete, una creatura pazza. Carissimo. Non crea tu. Ah, sta pazziando. No, è nuovo la tua, lo vuoi dire? Certamente se arriva un bambolo, chiama, ci sono la vita. Che papà, che stiamo scherzando? Comma, che è vivo? Un momento, chi è questo? Dove l'hai trovata? Chi è figli me? Ah, Agata entra in azione, eh? E chi è Agata? Mia moglie, la verità, Agata Cristi, comincia a fare il romanzetto giallo, eh? Un po' di ehi, ma mo ce l'ha girita, com'è? No,
con mamma, voi dovete fare la cortesia, mi dovete togliere di mezzo. E tu non mi hai chiamato abito perché a me tu fatto mi disposto. E tu non vuoi dire, beh, fammi spiegare come ho partorito. Parla, parla, dove stai con la Dopo che ho accompagnato a Don Luperto all'ospedale, è arrivata una chiamata urgente di una signora. Arezzo 29! E che mi dice? Dagli Agosto 23! E beh, questo è capace di farmi diventare spostato e materiale pure a me che sono figli di persona per bene. Io sono un signore, a me solamente le poche scuole mi è mancata, la famiglia mi voleva conoscere, tutto di chiunque. Povero. Mamma portava il cappello. È vero. Vale qua la comare. Non facciamo paragone. Dunque, dopo che ho accompagnato a Dolore. No, voglio sapere un momento, scusi, questa abitava vicino all'ospedale, questa signora? Il cicocchi. Ah, ho capito, è una forestiera turistica. No, te. Te sei la figlia, la moglie, la sorella di Cicocca. Non sono capace di parlare senza gesticolare, avete capito? Che mano brutta. Dunque, stiamo dicendo, questa signora... Con la mutandina celeste. Ecco, ma guardando i mutandini che fanno in mano. La magna. Si capisci con la magna. Lo lascio con te. Faccio come voglio, te la voce da magno, strillo sempre. Fammi la me, non sei ficaria, no? Andate facendo, insomma, voi siete fermi nel mondo, sapete tre, ho voglio. Tu che stai dicendo, questa signora... questa puttanella... Attendite, come si fosse caduto. È meglio che faccia vedere che non la sente, se no andiamo a finire alle candele greche, io lo so. Parlate. Stai dicendo, questa puttanella... trascinata, capite? Questa signora mi ha fatto girare sotto sopra per mezza capo. Finalmente, come abbia voluto, siamo arrivati vicino a un bel palazzo. Sapete questi bei palazzi napoletano, bello, maestoso, con due colonne fuori al portone? Ah, signori, che cosa ha fatto? Ma se non la finisce la sirena di bombino, io non posso parlare, così ho facito per ieri scienziello, lo voglio, no? Qui hai dato voleva sulla mente, non la vita. Quello si consola e senza fitto, non lo preoccupare. Dunque, dove eravamo arrivati? Ah, se faccio il culone da signora. Sembra sotto in te, se ho fatto. Dunque, la signora ha detto, senta, autista, lei si ferma qui un momento. Aspetta un istante. Aspetta un istante, io vado dentro, vado a prendere certi pacchi. E poi ci chiagnano solo vaglione, va bene. E se no, invece del lamento di Federica, già sono due o tre altre piante. Ma che ci posso fare? Ah, l'hai dato voleva solamente, così io lì. Quello si consola e se sta zitto. Ah, arrostiamo. Ah, stai non facendo il paccherato io. Ah, ma nata forte stavolta, non raccogliamo. La signora mi diceva, chi ha fatto la signora? Afferra tu, dove sta la signora? La signora è sparita. Oddio, si è diliguata. Si è diliguata? Ma che vai tu? Quello era un palazzo a sfondatore, che ha fatto, povero, che ha passato lui, che ha fatto? Sei stato zitto, bambino. A Severica lo piace le canzoni a Dio, voglio. Severica vuole rimbracciare con me. Ma però io non capisco che c'entra un bambino che ha la signora. E adesso mi spiego. Ah, vi spiego. Adesso. Quando ho visto che la signora non è sortita dal palazzo, sono andata a domandare al portinaio, no? Agitta, avete visto una signora così, così? Se no, qua non è entrata nessuno. Che capite, Agitta, fra me e me. La signora mi ha fatto obbligo. Ah, ma ha cominciato una brutta giornata, si è andato lungo la parete.
Andiamoci, non ti ammette, pigliamoci la pazienza, me ne sono tornato nel tassì. Sono chiuso per mettere avanti, ho sentito un lamento. Una... Sono chiuso la camera, ci fissa quest'anima innocente, sdraiato sopino sopra il sedito di dietro, dove sono sette passeggeri che dormiva e piangeva a trutta. E teneva questo biglietto appazzato, biglietto che mi ha fatto spartire il cuore. Un biglietto? Un biglietto scritto. È leggito, compare, è leggito. No, compare, lasciate stare, voglio bene. No. Non mi fate leggere, se no già ho piangiato una volta, metto a piangere una volta. E vabbè, è leggito per sapere un po' che si tratta. No, no, siamo leggito, compare, mi fate piangere. No, compare, non faccio da leggere, quello legge, mi fate piangere, a me mi va tutto. Sei ingrata e senza cuori, i pino troppo poco. Se avete anima e cuore, facite vedere che c'è. Facite vedere. No, no, voglio leggere. No, lì ci può mai fare. A che spirito è una cosa drammatica e lo smetta a fare pagliare. Andiamo, lì ci. Se avete anima e cuore, abbiate cura di questo bambino. Non posso. A misura S. Non posso spiegare altro. Si tratta di un cazzo doloroso. Chi legò fa mi sono soltanto. Un cazzo doloroso. Il Dio vi benedica, una madre sfortunata che parte per l'Africa e non ritornerà mai più. A me non fanno no tuo! No, no, C'è stato allarme. Ma che mi stai andando a fatta? Ma veramente, questo bambino appena viene braccia a me si sta zì. E se ne vado con lo sciango. Ma chissà se è maschio e femmina. È maschio e femmina. E tu come lo sai che è maschio? Lo so, ma non mi ricordo perché lo faccio, va bene. Parite ti tengo per tutto vicino e vecchia. Con mamma qua per tutto non riuscite mai in abbodo tu. Questo qua è maschio, lei so sapeva, ti capisci? Dario Argento. No, questo sono il numero che sto vaglione. Casata fa un biglietto. Un biglietto. Ecco come saccio che vaglione maschio. Un biglietto. Cosa diceva il biglietto? Questo bambino. Se no avrebbe detto questa bambina. Usavo il femminile come tutte le parole che finiscono con la lettera A. Purtroppo Agata comincia e finisce con la lettera A. E quello pure donna Gervasi finisce con la lettera A. E dice a sé che Moronna Gervasi mi si è fatto lo sabato, no. Da sia a mette mezzo a quel gatto. Moronna mi dice a sé, che avrei come venuto agitato qua. A parlare di davanti ai testimoni. Cari. Non ho posto la rete, cari. Cari. Ari, sai che tu non la vas tu. Sì. Avrei sido noi, avrei. Che si segreta non ha cervato, o sbatte faccia un tram, o sbatte, capito? O da sì non c'è un caso, o venga a mare, lo ha preso a lungo da sì a esso. Non eri degno di sposarti a me, aveva ragione mio padre, che non me lo voleva. Calma. È un signore mio padre, lo sapete, voi conoscete, oh, no. Caporale e bersagliere, la cappella che più fa la maraglia. Oh, mamma, mi smetteva le cappelle d'oca. Ad avere quant'era bella mamma,
cambia su metro, tante. Quando siamo con cappella che più tu te vuoi uno di dove che avrà preso. Parliamo quando siamo al culo a culo, parliamo delle carine. Tu mi devi dire chi è questa con la mutandina celeste, ma che vuoi, tu è questa mutandina celeste, amico? Ah, con Mara Gervasi hai trovato la mutandina celeste in tutta si usta. Ah, si vede che è roba di lo travestito che mi ci avevo permesso di scagnare in la macchina. Ma non puoi calma, è calma, calma. Calma, che cazzo mi piace, forse pochi, calma. Ma calma, è calma, voglio bene, lasciate pagina. Ma non brucio fronte, ci avrete faccio riparare, guai che ci passate, e che lo faccio lui. Compagina, come volete riparare? Modestamente sono un uomo di mondo. O allora si è da pigliare, se porta un coppa, a questo non si consiglia. Uno non capisce. Operatore, sopra la questione. Eh sì, no, a dove? Ma questo è un fatto di grave responsabilità. Voi avete il dovere di consegnarlo. Non lo volete fare lui, datelo allora un biglietto a me e ce lo portiamo in erba. A così esci da coppa un giornale ci facciamo un po' di propaganda. No, se questa è la legge, se questa è la regola, noi che possiamo fare? C'è un uomo, sopporto. Cumba, è bustata lì. Yami, madame, yami, yami. Ruova la madame, occhio bello. E a quello, perché se lo fa arrivato lì, No. Ma buttatevi che sennò quello si avvezzea e poi quando lo portano sopra la questura e lo mette nelle manette là, no, voglio dire quando lo mette dentro al cestino, quando lo mette Marona Roma è tranquillo. Oh, ma Marona metto, io lo metto in da orfanatrofia e sono una turno, chiama la madonna. Ascoltate, a me mi pare che la creatura sta chiedendo più a casa. Cumba, io credo che la creatura capisca. Allora capisco. Cumba, tante volte non fanno tenere l'istinto come cani. Quando uno è forte canino sono così belli, sta lì che in mano, tu guarda non faccio come se tu l'essi di dicere, come se tu l'essi di dicere. Ma che cazzo cosa dici di non lo so. Ma la cosa... Certamente voglio dire. Cumba, il secondo me piani, ma che si muore fanno. Maron, Cumba, qua non ha capito niente nessuno. No, datemi la mela, tu l'hai data a fuochi a qualche cosa. Non la vedete da schede di sfornella, mi chiede. L'ha fatto vedere un piace che vieni, no, è di che portiamo questo bambino sopra la questura di giù. Poi facciamo mangiare prima una zuppa e fagiolo, che dici? No, e voglio dire, non c'è niente di male se stanotte ce lo teniamo con lui e lo portiamo domani sopra la questura. Ma non niente di suo, compagno. Ma a caso manca lei? Compagno, almeno ci va a saggi in galera, no? No, io dico lui ad in galera. Ma dire l'angoppa, l'hanno un latte artificiale. No, per carità, come un latte artificiale non è buono, ma vorrei dire no, io porto aggiunto le tavaccarelle, che se non figlia fietta me la darà all'altà, dammi la mia biglietto, fammi vedere se c'è scritto qualche cosa. No, già la state, nessun numero a mamma, il tuo biglietto, ma guardate, ma sta mamma non ha pensato proprio a niente, e dico, vuoi mettere un'istruzione, che si mangia, come si chiama, quanto ha messo te? Sì, te è un latte artificiale. Ma un latte artificiale non è buono. E fammi che caprozza, ti capisci? Io faccio anche un letto, che le danno un latte buono, ma la darà la sai, capisci? Che le ho latte buono. Gumma, che le posso prestare? Madonna, gumma, che le metteranno un po' nel naro, non mi vado mai. Facciamo capire a me, ci piglia che stai piazzato. Che le danno, che la latte ricca, hai crea, ma no, se la vado rossa, che le danno la crema, sa. Madonna, e poi quando vedi quella cosa, capo, Gesù, io sa la carina dure da la carella. Compagino, pochi pacini, si aprono pochi pacini. La chiesa tenga assai, compagino, mi assai pacini. Compagino, comunque per qualunque cosa sono a vostra completa disposizione. Grazie assai. E poi ci vuole, un compare perché si chiama compare? Perché a compare nei momenti brutti e risolve. Beh, datemi per me, si vado a preparare una mia piccola sorpresa che dopo la dichiaro a tutti quanti. Yeah, I 5 minuti, va che vengo, compagino. Compagino, ma allora tu si passa. Tu si passa. E tu l'uomo vuoi avere a me, al manicomio? Ci sei, guarda che si è venuto per fare lo scandalo.
quando il chef però non sta stavolta guarda stavolta di spada ecco capisco la scarico con me quando ti volevo suicidare ecco certo che quella allora fu una distrazione una dipendicanza del resto pure tu per le raste con il bicarbonato le buttate qua le buttate qua il bambino e allora va buttato un coppo per sempre movibili così dai va fatto povero vado con un creatore in braccio che ogni volta che piangeva era una pugnalata alle spalle capito padre ma quale padre tu sei un marione del creatore ma perché mangio la roba coppa a casa mangio la roba è stata quella miseria di tua madre che me l'ha portato o costeggia ha fatto un mese scandalo distruzione la casa di figlio per basso è pazzo, fra 15 giorni c'è un marito incarcerato che me l'ha ucciso. E quindi tu mamma oggi due birra non li ha portato. Cai va. Io stavo con mamma trovata, ha già scritto sto biglietto con la mano sinistra per non far accorgere a questa Ianara di mia moglie. Poi ha già sbagliato pure a scrivere, la essa da parte, dove essa da dire da carino. Quindi si dico buci, va. Umaron! Carme, calma! Umaron! Sto dicendo calma, ti sto dicendo calma! Perché in Africa? Perché non ho avuto il tempo di consultare un'agenzia turistica. Dove volevi andare? Alle Canarie? Alle Isole Ioni? Dove volevi andare? Uè, allora sto creatura. È andata alla mela, a Naida. Fai pure vagliare. Quella mia creatura, voglio portare annunziata. A Pompei mi ha candolato. Mugliare che non l'ha da vedere. Aspetta un momento, guarda, noi abbiamo deciso che domani mi tiro vagliare dai coppa. Invece lo portiamo coppa, questo ti lo porta a casa tu. Donna Vicenza? Donna Vicenza? Ma che fate? No, la signora deve andare a Vicenza e vuole andare direttamente senza tassametro, la vuole tassare così. Prendi un bicchiere d'acqua, così. E si va aspettando a me. Va bene signora, lasciatemi il vostro indirizzo. E non lo conoscete il mio indirizzo? Ah, che stupido, che sono. Quella è una mia vecchia cliente, come non conosco l'indirizzo. No, è che sono solamente poco frastornato per causa di un bambino che ho trovato. A proposito, non io, tu non lo sai che ho fatto un guaglione, eh? Come no, me l'ha contato con mare. Qui, e tutto quanto si sono fissato che subito ha fatto simpatia con tua moglie. Un amore a prima vista. Non è niente, chi sei un mezzo deficiente. No, quello è successo questo, che il bambino disprezzantemente, diciamo, ha fatto la pipì in braccio a mia moglie. E allora la gentinella del quartiere l'hanno ritenuta come un segno di simpatia, come se la pipì fosse acqua santa. Invece porta l'acqua smalarezza. Ecco, volete bene, signora? Grazie tanto. Figlia non andate, vedete, va bene, figlia non andate, sì. Vedete, uno pure a me. No, tu vieni a bere vinto. Va bene, signora, state tranquilla, non vi preoccupate, io adesso vado subito a mettere a posto. Ma perché a Lucca? Ma signori, deve andare a Lucca e vuole andare senza tassametro, vuole andare. Oh, bene, bene. A Forfaita. A così mi devo passarci pure a me, sì. A Lucca pure lui, No, no, a Fortice. Ma perché a Lucca ci passate, no? Siamo nelle vicinanze. E allora tu va a dire a Maddalena che sta in da chiesa di mettere. A comare sta in da chiesa, sì. Andiamo a parlare con breve, dopo vedi si quando parte il suo aglio. Hai te capito. Hai te capace con bambini, non è stato battezzato, non... Poi va qui, Ma che sale, certo? Lo saci che sto... Ma che è successo? Quindi me lo picchietto l'acqua. Sparò cannone niente più. Che ha sparato? Maralla mia. Ha già tirato con la sua e ci mettete io, a pulizzare, a grassare e ci mettete pure i fagioli. I pozzi certi non fa morte dei cani, ti sputassi in panna. Ma dove lo faccio, Vizzi, l'ha aggiustato tutte cose, dove lo faccio? Madonna, questa è stata una grazia ricevuta. Mamma, che paura. Credevi, gli avevo un bicchiere d'acqua. Ma non sta ci con mangiare fa! Ma no! Ecco! Io mi credo che ti avrebbero fatto l'attentato!
Ma si paura! Bravo, io fate cacciata acqua! Prendi se vuoi bicchieri con d'acqua, va bene pure la signora con lui se ci dava tu. Sì, sì. Anzi, è un piacere, è una gioia. Ah, signora, cioè, te lo voglio portare io, dica. Ti affogaccio per la madre eterna. Noi quanto bello, giuotti, giuotti. Madonna! Madonna! Chi è Madonna? Madonna! No, ti presento la signora la Madonna. La Madonna? Sì, è una mia cliente, deve fare un viaggio. Sì, deve andare a Lucca. Sì. A Lucca. Andiamo a Lucca. A Lucca, andiamo. Ma non era a Vicenza? Sì, prima a Lucca e poi andiamo a Vicenza. Capito, devi fare i giri d'Italia. Sì, porto la Madonna in processione io. Chissà, guava dei guest ti fanno fare anche il corso di Francia. Vostra moglie? Sì, signora. Beh, così dicono. E questo bambino? Ah, questo è mio figlio. Vostro figlio? Ah, ma che stai dicendo? Quella signora già ho raccontato il fatto che mi è capitato stamattina nel tassì. Ah, lo sì, e stava pure con un bambino domani mattina da ingoppare la fissura. Sì, ma... Ma che cosa? Dice che sta da ingoppare la fissura. No, è un momento, scusa, voglio spiegare alla signora che quello non capisce, capisci? Signora, ecco, per farvi capire, ecco, questo bambino ha preso tale un'affezione per me, una simpatia, guardate che io non me lo so spiegare nemmeno io. Dice la verità, signora, non avete mai visto mai. Non avete visto mai mascolona così? No. Oh, vero, no, com'è bello, oh, vero, no, davvero come pensi? Sì. È pesato. Dovresti, vedi, signor, guarda. È pesante assai. Adesso come è pesante. Pianti, pianti, imbracciamo così. No, non mi lamenti, la mia, ma ho fatto una cosa, guarda, guarda, è bella. Avete visto? Appena vieni braccia a me, si può si acquedisce, beh. Saccari, vieni, signor, ma un essere di mano che la buzzola andrà a mamma. La madre di questo bambino sta in Africa. È nato anche l'Africa. Sta in Africa, non sappiamo per quale ragione. Allora. Io me la già. Sì, signora, andate domani mattina sarò da voi, state tranquilli.